Il 17enne accusato di aver ucciso e poi occultato il cadavere di Maria Campai resta nel carcere Beccaria di Milano. La donna, 42 anni, è stata trovata senza vita venerdì a Via Dana, nel Mantovano, a 7 giorni dalla sua scomparsa. La decisione della Procura dei Minori di Brescia è arrivata dopo l'interrogatorio di garanzia svoltosi oggi, durato circa 1 ora e mezza. Il giovane aveva già confessato quando ha indicato ai carabinieri il luogo in cui aveva trasportato il cadavere nascosto sotto le foglie secche e arbusti. Prima, nel garage di famiglia, aveva avuto un incontro intimo con la donna, contattata su una chat di incontri a pagamento. Il box, sempre oggi, è stato oggetto di un nuovo sopralluogo alla ricerca di altre tracce del delitto. Nessuna dichiarazione da parte dei legali del giovane. Adesso la valutazione di quanto dichiarato spetta al giudice. Abbiamo valutato di non rilasciare dichiarazioni a tutela del minorenne sufficientemente massacrato dal circuito mediatico, ha detto uno dei difensori. Sembrano emergere intanto nuovi elementi dai dispositivi digitali del ragazzo sequestrati dai carabinieri. Il 17enne, appassionato di arti marziali, frequentava siti in cui si spiegava come uccidere una persona a mani nude. Sui social mostrava sostegno per Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Smentita dai carabinieri, la frase attribuita al giovane: ho ucciso per vedere cosa si prova, ma ci sono altri elementi a sostegno della premeditazione.